La storia tra Gemma Galgani e Valerio a Uomini e Donne sta regalando tantissimi colpi di scena, adesso arriva la segnalazione bomba. La conoscenza tra Gemma Galgani e Valerio continua ad appassionare il pubblico. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 10 ottobre abbiamo visto che il cavaliere proverà in tutti i modi a farsi perdonare da Gemma dopo quanto accaduto nella prima parte della registrazione. Dalle anticipazioni sappiamo che alla fine la dama cederà, ma poi arriverà una segnalazione ancora più forte. Mercoledì 9 ottobre Maria De Filippi aveva mostrato un video in cui si vedeva Valerio camminare al centro commerciale con un'altra donna. Lui aveva detto che era solo una sua amica, Maria Soledad, ma poi la situazione è precipitata e alla fine Gemma aveva dato uno schiaffo a Valerio, mandandolo via. Nuova segnalazione su Valerio, Gemma sconvolta. Cosa accadrà a Uomini e Donne? Nella puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre abbiamo visto Valerio rientrare più volte in studio per provare a risolvere la situazione, ma alla fine il perdono della dama arriverà nell'ultima parte di questa registrazione, che andrà in onda venerdì. Nella parte trasmessa giovedì abbiamo visto Valerio entrare in studio a chiedere scusa a Gemma per le brutte parole che aveva usato nei suoi confronti. Gli opinionisti hanno insistito per controllare il cellulare del cavaliere e c'è stato un lungo tira e molla, in cui Valerio ha spiegato che ha smesso di frequentare altre persone quando con Gemma la storia si sarebbe intensificata, praticamente da qualche giorno rispetto a quella registrazione. L'appuntamento si è concluso con un ballo tra dama e cavaliere. Sappiamo però che Gemma cederà e proverà a dare un'altra possibilità all'ennesima a Valerio. La coppia uscirà anche in esterna ma, dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che nella prossima puntata arriverà una nuova segnalazione su Valerio, che spiazzeranno un poco Gemma. Si scoprirà che Valerio conoscerebbe Giorgio Manetti e i due farebbero serate assieme. Un retroscena che lascerà Gemma senza parole, a quel punto il cavaliere lascerà lo studio. Dunque non dovrebbe più tornare, a meno che non proverà a farsi perdonare ancora una volta. La Galgani incasserà così l'ennesima delusione, anche perché Valerio sembrava che le piacesse davvero. Lui nelle precedenti puntate si era molto spinto, parlando di una forte attrazione e scrivendole messaggi in cui le diceva che si stava innamorando di lei. Ma poi dopo il video, è avvenuta una lite seria che tutti abbiamo visto, culminata con uno schiaffo. Anche in quest'occasione Gemma sceglierà di dargli un'altra possibilità, ma poi come ha raccontato Pugnaloni arriverà un clamoroso colpo di scena. Non ci resta che aspettare la messa in onda di quella puntata, che sarà sicuramente da mozzare il fiato.